È iniziato il conto alla rovescia per il rientro a scuola degli studenti milanesi di ogni ordine e grado previsto per il prossimo 13 settembre, un appuntamento importante che in tempo di Covid richiede l'impegno dell'intera città e di un piano per favorire lo spostamento del 100% dei ragazzi che torneranno in aula. Tra i pilastri principali che reggono il piano messo a punto dalla prefettura milanese, il prosieguo della campagna vaccinale tra i più giovani, l'inizio ritardato di alcune attività commerciali previsto dal patto di Milano già in vigore lo scorso anno e infine il potenziamento dei trasporti cittadini. Con una capienza dell'80% ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese lavora quindi ad un piano di potenziamento che prevede un aumento del 15% del servizio, che comprende sia i mezzi di superficie sia la metropolitana. Sono infatti 200 i mezzi in più tra tram, bus e metro, per un totale di 1.600 vetture che verranno sanificate più volte al giorno da un totale di 400 addetti preposti a questo compito. In più, come previsto dal piano per la prefettura, ci saranno 120 navette solo per il trasporto esclusivo di studenti che potranno essere utilizzate da 32 istituti scolastici, tra quelli che a Milano hanno il maggior numero di studenti. Le nuove navette collegheranno così le scuole con snodi di autobus e metro di riferimento, in modo tale da alleggerire i mezzi pubblici che coprono quelle tratte durante le ore di punta. Infine, ATM ha disposto un graduale riavvio delle attività di controllo con 130 controllori che opereranno sia a terra alle fermate che a bordo dei mezzi, che oltre a controllare i biglietti si assicureranno il rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Inoltre, nei centri di interscambio più affollati, 280 assistenti aiuteranno ad indirizzare il flusso dei passeggeri intervenendo in eventuali situazioni di difficoltà.